Ciao, papà. Ci vediamo. Ehi, ehi, ehi. Vieni subito qui. Se non ci hai fatto caso, questa è una bellissima ringhiera. Quando io e tua madre abbiamo comprato questa casa, quello che ci ha convinto a firmare il contratto d'acquisto è stata proprio la ringhiera. Passavamo intere giornate a lucidarla. E quando salivamo le scale stavamo attentissimi, specialmente tua madre. Adoro come sale le scale con grazia e leggerezza. E l'hai vista come scende? Poi siete arrivati voi e adesso guarda com'è ridotta. Fa pena, è una ringhiera che non ringhia più. D'accordo, adesso l'aggiusto io. No, per l'amor del cielo, non t'azzardare ad aggiustare niente. Perché se questa povera ringhiera che ti conosce e ti vede arrivare con il martello in mano, si tira sulla gonna e scappa a gambe levate. Ok. Limitati soltanto a telefonare al signor Lucas e a chiedere il suo pronto intervento. Sì, sta tranquillo. Ehi, 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 sta attento. L'hanno finita ieri di riparare. Lo so, infatti stavo verificando il lavoro del signor Lucas. Bravo. Avrei bisogno di parlarti di una certa cosa. Sediamoci. Ho deciso che non voglio più comprarmi la moto. Ah, no? Perché finalmente ho trovato la macchina dei miei sogni. Davvero? E quale? È stata costruita nell'80. È una Ferrari. Sì, certo, una Ferrari. È fantastica, ascolta, è tutta rossa, con l'interno rosso e con le ruote placcate in oro, ci pensi? Non vorrei deluderti, ma una Ferrari dell'80 costerà, senza esagerare, 50 o 60 mila dollari. Non c'è problema. E quindi... Non per ficcare il naso nei tuoi affari, ma... Scusa, quanti soldi hai sul tuo conto? A tutt'oggi 787 dollari. Ok, allora facendo un calcolo approssimativo ti aspetti che tiri fuori circa 49.000 o 59.200 e rotti dollari. Non te li chiederei mai, non ci penso nemmeno. Sei entrato in politica? Eccola qui, è questa la macchina dei miei sogni. Stai scherzando, questo è un modellino di una Ferrari dell'80. Ci sei cascato, eh? Io ci avevo creduto.